historia no le sirve a un tipo como yo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que armar un equipo quanto antes. Quello che si celebrò nella capitale argentina nel 1985 non fu solo un processo importante per il paese latinoamericano, che di fatto segnò definitivamente la fine di una criminosa dittatura e l'inizio di una, fin qui, ininterrotta democrazia, ma per il mondo intero, perché la prima storica sentenza che è stata capace di condannare una dittatura militare ha di fatto cambiato di segno al lungo e buio periodo golpista che ha contraddistinto il precedente ventennio di molti paesi del sud del mondo. Tra cui anche l'Italia. Vamos a darles a los militares lo que ellos no les dieron a sus víctimas. Di questa materia incandescente era dunque facile che ne rimanesse attratto un cineasta sensibile e profondamente politico come Santiago Mitre, che infatti ha scelto di trasporne l'intera vicenda in una fluviale opera che sposa il punto di vista del pubblico ministero Strassera, ovvero colui il quale, con la sua celebre arringa, terminata con l'invocazione del Nunca Más, riuscì nell'impresa di far condannare Videla e alcuni dei suoi sodali generali. Con tale operazione, Argentina 1985 assume così tutti i requisiti di un classico legal movie, che, se da una parte evidenzia l'abilità di organizzare una narrazione da parte dell'autore argentino, che qui cofirma la sceneggiatura insieme a Mariano Linas, dall'altra ne limita le potenzialità, indirizzando il film verso un prodotto di confezione nel quale si sente la produzione Amazon. ¿Te cree que va a ganar ese juicio? ¿Usted cree que las juntas hicieron lo correcto? ¿Es cierto que recibieron amenazas? Non è un caso che la prima parte del film, dove la scrittura è ancora libera dal binario narrativo in cui, di lì a poco, sarà portata, appare la migliore, laddove l'esprit du temps, segnato dalla paranoia esistenziale, è raccontato con sagace ironia, che da sempre è una delle qualità migliori del cinema di Mitre. E dunque non bastano nemmeno le belle interpretazioni del gruppo attoriale, nel quale spicca, come sempre, quella di Riccardo Darin, ad elevare un buon film di impegno civile a opera rilevante anche dal punto di vista cinematografico.